dei danni che, che una banca eventualmente dovesse generare. Noi l'abbiamo scritto nero su bianco su un programma molto semplice, perché il nostro programma era molto semplice, molto semplificato, non era un trattato filosofico. Allora, seconda cosa che sia ben chiara, parlando sempre in generale, tutti gli stati europei, tra cui anche le banche, l'Italia, per salvare le banche private dopo la crisi del 2008, la famosa crisi finanziaria, si sono pesantemente indebitate e sul pubblico sono ricaduti gli effetti negativi. E questo lo dice anche il Papa. Qua c'è tutto quello che vi dico, lo dice anche il Papa, per chi diciamo fosse cattolico, ma al di là di questo sono cose risapute. Terzo, le banche, come è ovvio, avendo potere economico, hanno un potere mediatico fortissimo. Se voi andate a vedere i giornali dei mesi successivi allo scoppio della crisi 2008, dopo il fallimento della Lehman Brothers, i giornali per qualche mese dicono la verità semplice, che le banche sono imprese, sono aziende private, avevano sbagliato troppo tempo, come qualsiasi azienda privata stavano per fallire. È ovvio, è un'impresa privata, la banca se sbaglia troppo prima o poi fallisce. Non è stata fallita proprio dall'intervento del pubblico, quindi con denaro pubblico ha salvato le banche private. Le banche hanno un potere mediatico talmente forte, finanziario e quindi mediatico talmente forte, che hanno imposto un cambio del messaggio. Il messaggio è diventato non più le banche hanno sbagliato troppo e stanno per fallire, ma gli stati pubblici sono inefficienti e falliscono perché hanno un debito pubblico troppo elevato. Il pubblico è inefficiente, il mercato privato si autoregolamenta, per definizione è infallibile. Balle totali. Qui siamo in pieno capitalismo selvaggio, in cui non ci sono vincoli, è come mettere una tigre in un recinto di agnelli e non c'è niente. Il mercato si autoregola, la natura si autoregola e ci ha messo milioni di anni per arrivare ad autoregolarsi. Qui siamo in capitalismo selvaggio in cui ci sono delle tigri messe nello stesso recinto degli agnelli e non c'è niente in mezzo. Se questo è autoregolamentazione. Quindi potete verificare i mass media, c'è stato questo cambio di passaggio. Quarto, non abbiamo imparato niente da quella crisi, che ormai è vecchia, 6-7 anni, non abbiamo imparato niente, la politica non ha fatto nessun cambiamento, non ha preteso nessun cambiamento. E domandatevi perché, la risposta è abbastanza ovvia. Non abbiamo modificato niente, abbiamo salvato le banche col denaro pubblico, e le banche cosa fanno? Giustamente continuano come più di prima. Adesso siamo in una presenza di bolla finanziaria che è peggio di quella di prima. Le grandi banche sono diventate ancora più grandi e guadagnano ancora di più, sono diventate meno come numero, sono ancora più grandi, guadagnano ancora di più, i grandi dirigenti guadagnano ancora di più. Nel 2013, che è stato un anno di lacrime e sangue per tutti, i primi 25 dirigenti mondiali hanno guadagnato in totale, queste 25 persone, 20 miliardi di dollari. Quasi un miliardo a cranio per muovere un mouse. Quasi un miliardo di dollari, signori, sono 1.900 miliardi di lire in un anno. Ok? Nella politica non ha cambiato nulla e le banche continuano più di prima. È ovvio, hanno visto che il pubblico le salva, perché non dovrei continuare? Allora, a questo punto, cosa si può fare? Prima cosa è informare. Prima cosa sempre comunque è informare. Allora, si informano con questi incontri, noi sono mesi che stiamo facendo, con i mass media. Personalmente nel mio sito ho messo a disposizione 7 libri
che parlano di materia bancaria, ovviamente non li ho scritti io, ovviamente li hanno scritti esperti del settore, io vi ho messo i riassunti, così in poco tempo trovate il succo del discorso, che sono libri scritti in linguaggio comprensibile, e io vi ho fatto un riassunto in linguaggio comprensibile, perché io non sono poi tanto intelligente, per cui devo scrivere delle cose abbastanza semplici, se no non le capisco. Quindi vi garantisco, sono scritti in un linguaggio abbastanza semplice. Per cui non fermatevi a questa serata. Non esiste la pillola per risolvere un problema così grosso come una pillola. Qui siamo in presenza di un tumore. Se paragoniamo l'Italia a un malato, a una persona, qui siamo in presenza di un tumore che ha anni di cattive abitudini, non si risolve con una pillolina. Quindi bisogna fare parecchie cose. Dopo essersi adeguatamente informati, per salire un po' di livello, che attenzione, salire un po' di livello significa semplicemente evitare le più grandi fregature, perché un esperto mi fregherà sempre, ma dovrà sudare per fregarmi. A me un esperto mi frega ovviamente, ma deve sudare un po', deve sudare un po'. Non può dirmi firma qua e io sì firmo. Signore, se voi comprate, dico una cosa banalissima, se voi comprate un qualsiasi oggetto in negozio e poi tornate perché si è guastato e il negoziante vi dice: ah, ma questo è un accessorio, non ha la garanzia di 2 anni. No signore, tutto ha la garanzia di 2 anni, tutto. A me è successo più volte che ho dovuto prendere il commesso, non ero parlamentare, dire: guarda, tu adesso o me lo cambi o io chiamo la polizia, perché è assolutamente chiaro la normativa, questo oggetto, anche se è un accessorio, ha 2 anni di garanzia. Punto, è una direttiva comunitaria. Punto. Non è che tu mi dica: ma è un accessorio. Ma questo per esempio è una cosa banale che tutti lo sanno. La Apple è stata condannata perché lo faceva di prassi. Diceva: ma questo ha solo 6 mesi di garanzia. Per fortuna qualcuno ha avuto la costanza di chiamarla in causa ed è stata condannata per questa prassi illegittima. Allora dicevo, prima informarsi, secondo agire. Agire si fa in tanti modi. Il primo è associarsi, e qui avete tutta la scelta possibile immaginarvi. Non sto parlando di politica, sto parlando di associarvi ad associazioni di consumatori. Ce ne sono tante, tutte valide, e voi potete scegliere quella che volete. Da soli contiamo pochissimo, associandosi invece contiamo molto molto di più. Agire vuol dire anche protestare, vuol dire anche protestare presso i politici, in questo caso i politici locali, quelli che sono diciamo sul fronte, perché quante volte mi capita di avere un senatore davanti, un deputato davanti, non è che vi capiterà proprio tutti i giorni, però il consigliere comunale ce l'avete tutti i giorni qua, se non qui, insomma, penso che sia a pochi chilometri da qua. E potete andargli a dire le cose semplicissime, e dirgli: ma perché il tuo partito non mette una sanzione sull'anatocismo, che è un'altra cosa bancaria, gli interessi sugli interessi, che costa 2 miliardi di euro all'anno, che ci costa 2 miliardi di euro. Siccome l'anatocismo per legge è vietato dal dicembre 2014, qual è il problema? Che l'hanno vietato, ma non c'è la multa. Non c'è la multa. È come se voi correste a 180 all'ora per il centro qua di Santa Maria Maddalena, vigile vi ferma e fa: guarda che non puoi. Fine. Fine! Niente ritiro patente, niente deportazione di punti, niente arresto, niente, niente. Questi signori ci costa 2 miliardi di euro all'anno. Però chissà perché il Parlamento ha deliberato una legge in cui c'è un vincolo a non fare l'autocismo, però non c'è la multa. Andate a dirglielo al vostro consigliere, non guardate me. La prossima volta che trovate il consigliere, perché il tuo partito non mette una multa? Ci vuole mezz'ora per dire bene una multa, perché è già reato, è già un illecito. Quindi non è che bisogna stare a discutere giusto o sbagliato, basta mettere una multa. Guardate che le banche stanno continuando a fare anatocismo, e perché non dovrebbero farlo? Non c'è la multa?
Il giudice, quando le condanna, perché ci sono già state 10 condanne, condanna la banca a pubblicare la sentenza. Voi avete mai letto banca condannata a preanticipo? Ditemi perché il tuo partito impedisce la nuova class action, che qua tutti conoscono benissimo, approvata all'unanimità alla Camera, è ferma. Ed è una legge essenziale perché permetterebbe di fare una causa collettiva, una causa unica. Ci sono 1000 persone danneggiate da un comportamento, o delle banche, o delle compagnie telefoniche, o dei treni, o dei, e invece di fare ognuno la sua piccola azione personale con i tempi, i costi, il fatto di avere davanti un gigante, no, ne si fa una unica, come fanno gli stati anglosassoni da sempre, con discreti risultati, con ottimi risultati. Ed è bloccata, approvata praticamente all'unanimità alla Camera, è ferma. Diteglielo alla vostra consigliere comunale, perché è ferma? Mettetelo davanti a delle responsabilità e non abbiate paura, perché è il vostro diritto, lo sapete benissimo, noi siamo dipendenti vostri, ci pagate voi. Il vostro diritto non è chiedere la carità, ok? Poi magari vi darà una risposta motivata, avrà i suoi motivi, ma almeno sentirli. Io vi assicuro che dovrà arrampicarsi sugli specchi, non potrà dirvi non la facciamo, sai, perché Confindustria ci ha detto, e il motivo è quello, Confindustria ha detto no. Chiedete, non sono cose complicate. Scusa. Anche farmi industria, sì. Dicevo, siamo nell'ambito dell'agire, quindi informarsi, poi agire, protestare e poi avete la protesta più efficace in assoluto. Perché qual è l'unica cosa che temono i grandi fornitori? Temono che voi cambiate fornitore. E questo è un potere che avete in mano subito, immediato, vostro. Potete cambiare banca. E se voi andate allo sportello, cronometrate i secondi che ci metterà il direttore a precipitarsi, perché se voi dite il cassiere, voglio chiudere il conto, cronometrate quanti secondi ci mette il direttore ad arrivare. Voi siete l'alimento delle banche. Voi le nutrite, scusate, dico voi, perché io da 15 anni sono socio di Banca Etica. Non perché io non sia, per questo dico voi, io ho già fatto questa scelta. Voi siete l'alimento delle banche, voi le tenete in piedi, con i vostri stipendi, con tutto quanto. Allora, in Italia abbiamo un'alternativa etica, che fa esattamente l'opposto di quello che fanno le banche normali. Le banche normali è matematico che sono un danno per il paese, perché i dati ci dicono che sono procicliche. Cosa vuol dire procicliche? È una roba semplicissima, che quando le cose vanno bene, le banche ti prestano soldi. Quando le cose vanno male, che è lì il momento che mi servono i soldi, banche non te li prestano più, fanno una difficoltà enorme. Questo significa essere prociclico, significa seguire il mercato, seguire l'onda. Ma io non ho bisogno di una banca che mi presti, cioè non ho bisogno anche quando vanno bene, ma ne ho bisogno soprattutto quando vanno male. Però i dati ci dicono chiaramente che il sistema bancario è prociclico, cioè serve solo a se stesso. In Italia pochissime banche sono anticicliche, e una di queste è Banca Etica, che è esattamente l'opposto di una banca normale. Le banche normali nascono per fare guadagni, è quello l'obiettivo, da distribuire ai soci, ovviamente. Banca Etica nasce per sviluppare l'economia e per statuto non si distribuiscono i guadagni. È sempre stato in attivo Banca Etica, anche nel 2009, quando quasi tutte le banche sono uscite in perdita con quella crisi finanziaria. Però per statuto non distribuisce i dividendi, perché non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è sviluppare l'economia reale, non quella virtuale, non gli scambi azionari
nel mercato, sapete, più del 90% degli scambi azionari sono puramente virtuali, non è vera economia, non è questo che l'economia reale. E non fermatevi alla banca. La banca, l'ho detto, è la punta dell'iceberg, cioè l'altro lato del sistema finanziario, che sono le assicurazioni. Le assicurazioni in Italia, caso unico in Europa, girano più soldi ancora più delle banche. Allora, chi di voi ha un'auto, obbligatoriamente ha l'assicurazione. Mi auguro che ce l'abbiate tutti. L'assicurazione, non occorre che ve lo dica io, è l'altra faccia della medaglia delle banche. Allora, anche in questo caso, perché dargliela ai grandi oligopolisti? In Italia abbiamo almeno due alternative etiche: il CAES di Milano e la cooperativa insieme di Emiliana. In questo caso voi potete riappropriarvi, potete diventare fornitori di voi stessi, perché di banca etica potete diventare soci, potete essere solo clienti, per carità, ma potete diventare soci, quindi diventate voi bancari. Io sono orgogliosamente un bancario, io ho 3.000 euro di capitale sociale di banca etica, quindi io sono un bancario, ma sono orgoglioso, perché è finanza etica. Per le assicurazioni è lo stesso, sì, scusa, banchiere, scusa. Banchiere, etico proprio. Sì, sì, esattamente, sì, banchiere, proprio. Etico proprio. Esattamente, infatti sono orgoglioso, lo dico orgogliosamente. Stessa cosa per le assicurazioni, stessa cosa per l'elettricità. E voi mi direte, cosa c'entra l'elettricità? Beh, l'elettricità c'entra come? Perché ci sono pochissimi operatori, non sono neanche più le sette sorelle, adesso sono cinque, che in realtà sono quattro e mezzo, perché due sono praticamente fuse. Quindi ci sono quattro operatori e mezzo che hanno praticamente l'intero mercato mondiale del petrolio. Mercato mondiale del petrolio che ci costa 5.300 miliardi all'anno, sono dati del Fondo Monetario Internazionale, non sono dati miei, sono dati del Fondo Monetario Internazionale, che io vi invito a verificare. Noi, tra mancato pagamento delle esternalità e sussidi, tutti assieme, è un dato mondiale, tiriamo fuori 5.300 miliardi di euro, dato 2014. L'esternalità vuol dire banalmente i danni ambientali e sanitari causati da tutta la catena delle fossili, dall'estrazione, dal trasporto, distillazione, raffinazione, eccetera, eccetera, sono danni immensi. Li paghiamo noi. Anche in questo caso avete l'alternativa. Potete o solo diventare clienti di società che vi portano a casa il 100% di energia rinnovabile, che ha esternalità molto minori delle fossili. Qualche esternalità ce l'hanno anche rinnovabile, attenzione, non esiste esternalità zero, però molto meno delle fossili, molto molto meno. Potete solo diventare clienti, non occorre fare nulla di speciale, cambiare contatore, si fa tutto a telefono online, e vi costa persino meno. O anche qui fare il passettino in più, cioè diventare voi stessi soci di una cooperativa che è fatta da cittadini normali, come banca etica è fatta da cittadini normali. Diventare voi stessi soci, la cooperativa va sul mercato elettrico all'ingrosso, compra l'elettricità rinnovabile e la porta a casa dei soci, e vi costa persino di meno. Tutte alternative che io vi ho dato a costo zero. Non vi sto chiedendo sacrifici, non vi sto chiedendo nemmeno di entrare in politica, nemmeno di inventare niente, perché c'è già tutto. Nemmeno di inventare niente. Terza cosa, perseverare. L'ho detto prima, qui non si può pensare a una pillola e tutto si risolve. E questo vale in generale. La società italiana cambierà in meglio se il livello medio della popolazione cambierà in meglio. Non c'è altra strada, non si può pensare, anche se per qualche miracolo domani al Parlamento ci fossero tutti santi e professori, non sarebbe comunque sufficiente. Primo, perché ci sono i 2 milioni di dipendenti pubblici. 3 milioni e mezzo sono belli. Mi pare. E secondo, perché comunque ci vuole una coscienza collettiva. Sapete che si dice sempre, fatta la legge trovato l'inganno. Sapete che anche Mussolini diceva, governare gli italiani non è difficile, è inutile. Perché fai una legge e loro comunque trovano l'escamotage. Quando io vi parlo di finanza etica, assicurazione etica, consumo critico,
questa è una cosa ovviamente che ci vuole anche una crescita personale. E io, tra l'altro, vi ho detto, è già tutto pronto, non dovete inventarvi niente, basta aderire. E ho praticamente finito. Ah sì, questo volevo dire. Uno potrebbe anche dire, beh, ma io tutto sommato non ho voglia di fare niente, io vi ho pagato, vi pago a voi politici, risolvete voi i problemi. Io sono un cittadino, io penso alla...